nuovo evento nell'area FIBE con il commercio di Pordenone. Già ieri c'è stata una prima presentazione che ha destato molto interesse e molta simpatia. E stiamo parlando di un prodotto editoriale, non solo, ma sentito un prodotto editoriale che parla di eventi, di curiosità e ricette degli alpini. Ovviamente è una cosa assolutamente nuova, probabilmente non c'è niente di simile nell'editoria, è anche molto, un libro anche molto simpatico, molto fuori dal comune, scritto a mano, uno per uno, ma certo non fatto col computer, proprio per richiamare l'emozione della, dire, della naturalità, della semplicità, ma allo stesso tempo del ritmo, della sofferenza e tanti aneddoti, tante storie legate alla, come dire, allo sfamarsi delle truppe alpine che, non potendosi permettere la trattoria di montagna e il rifugio organizzato, dovevano evidentemente arrangiarsi. Abbiamo qui la simpaticissima autrice e delle signore, e abbiamo anche qualcosa in più rispetto a ieri, quindi siete più fortunati, perché ci sarà una degustazione di qualcosa che saranno proprio queste signore, quindi una presentazione al femminile, tranne il sottoscritto, di questo libro e di quello che c'è intorno, l'intuizione, la storia e la sensibilità verso questa, come dire, questo movimento, questo fenomeno che si è creato in passato. Allora, l'autrice, come è nato l'idea di questo libro, cosa ti ha spinto ad appassionarti e a spingerti a creare un prodotto editoriale di questo genere? La parola è vostra, io sono qui e vigilo. Grazie. Allora, siccome sono una donna e siccome siamo tre donne qui, la metto subito sul nostro genere. E allora dico questo, che quando ero bambina mia mamma mi aveva insegnato a fare le coperte con i ritagli e con i fili di lana rimasti. E quindi questo libro qui praticamente è come se fosse una grande coperta fatta con pezzettini di e di storie. Ci sono dentro appunto tanti pezzettini e ognuno può seguirli. Qui sono un po' come un divertimento letterario, sono storie accennate, però poi chi è interessato può seguire tutte le storie che ci sono. Perché appunto il quaderno è fatto a partire da riferimenti e aneddoti raccolti nei libri scritti da autori italiani che sono stati alpini nella loro vita, quindi si tratta di un esterno ovviamente che tutti conosciamo, ma anche, sentite, ma anche a autori meno noti come Eugenio Forti, oppure i futuristi che sono stati quasi tutti alpini, oppure Morelli, eccetera. Questa sera in particolare, siccome c'è una sezione, perché il quaderno è diviso per sezioni, ci sono circa 35 ricette raccolte, alcune facilmente rifacibili, altre un pochino così per paradossali, così legate ad espedienti del momento, no? Però c'è una sezione legata ai dolci e sono legati a loro volta alle storie degli alpini. In particolare questa sera mi piaceva farvi conoscere attraverso Flavia e Lucina due dolci che hanno una storia particolare. Io adesso magari vi leggo la storia di questi due dolci dal libro direttamente e poi con loro ne parliamo dal punto di vista proprio familiare. Allora, il primo dei due è Michele Bertico, non qui da noi, ma in Abruzzo, Parrozzo d'Abruzzo. E voi sapete, e credo che sappiamo tutti, che gli alpini sono un volo appunto territoriale, è qui tutto il nord,
nel 1921 lui copia il bordo degli alpini abruzzesi. Il bordo degli alpini abruzzesi è da cui dipende Giulia Emilia Onesta, e prendete i nomi delle quattro città abruzzesi. Marinetto Giulia Consoli. Nello stesso anno, oltre a battezzare questo battaglione, lui scrive anche un famoso battitale per il parrocchio d'Abruzzo, e proprio quell'anno di un pasticcere di Pescara si inventa. E adesso ve lo leggo, forse uno sa leggere meglio questo da Abruzzo. Allora, se vuoi evitare l'accento veneto, se vuoi te lo leggo sul lato, che poi lo leggo. Dai, lo facciamo leggere al verticale da Giulio Scusate, ma ho un bicchiere molto necrologico, ma è incastro. Non ci provo, mi concentro e vedo tutta la parte est del mio essere romano, regione Lazio, mai razziata. E tante buone scoparrozze nuove, che pare la pazze di San Ciattè. La pazzia di San Ciattè ci avesse messa sulla sovrafforme le terre lavorate di un povero, le terre grasse e lustre che si cuoce, e che dovente poco a poco più dolce di qualunque cosa dolce. Fatto solo
profumi del Natale. E poi sono andata alla ricerca, ho letto che questo è un dolce che si fa a Natale delle feste, ed è in effetti è così, perché proprio l'arancia, questi gusti così, questi profumi, questi che chiamano le feste natalizie, è stata veramente una sorpresa. Quindi l'ho fatto, spero con un aiuto buono, colore di
dove che no, volevo dire che c'è poi l'abbinamento con un vino, questo volevo dire, prego. No, io invece volevo intanto ringraziare il produttore delegato della fiera e la signora Sardin insieme degli albergatori che sono qui a sentirci. E poi volevo dire che nonostante la mia amica Luigina sia così precisa, perché ho fatto un riassunto della ricetta, del libro c'è un riassunto, perché sennò il libro sarebbe stato, cioè no, c'è la ricetta, ma voi siete fatto gli fortunati che hanno sentito tutti i particolari per farla venire benissimo, sennò ovviamente il libro sarebbe stato di 90 pagine, ma di 300. Comunque lei è molto brava a fare le consigliere e quello fatto a fare è proprio bravissimo, però adesso si possono assaggiare anche con del vino. Benissimo, infatti abbiamo qua con noi la cantina Paladin che approfitta di questa simpatica, come dire, anche un po' anomala presentazione di dolci un po' inconsueti per almeno per chi ha gusti e scelte di tipo industriale. Vediamo quale vino poter abbinare, quale vino propone la cantina Paladin. Raccontaci un po'. Questa fosse assaggiata, non so se va bene con lo stesso vino. Birbolbu,
burro. È molto interessante questo, anche perché adesso dove si sceglie un tipo di salutistica, diciamo, quindi che evita certi ingredienti, e la piscina purtroppo sono tra i più quotati. Questa non è il burro, quindi è un dolce semplicissimo, buonissimo, anche questo sa di cioccolata, sa di arancia, anche questo se lo state assaggiando. E non ha lievito, un'altra bella caratteristica, perché adesso purtroppo, specialmente nei dolci industriali, il lievito è molto usato e fa anche molto male. Non c'è, è semplice, qualsiasi persona lo può fare, e buona degustazione. Grazie. Non sono abruzzese, ma ho iniziato a fare cose abruzzesi perché diversi amici miei del cuore sono abruzzesi e quindi ho iniziato per affetto a conoscere la cucina abruzzese. E nel Parrozzo c'è questo che ritorna da questo discorso dell'arancia. E a Pescara c'è un liquore famosissimo, cioè famosissimo in Abruzzo e anche un po'. E che è l'aurum? L'aurum è un liquore a base di arancia e si può mettere al posto per esempio del quattro, che è molto più costoso e che è anche la sua morte, nel senso che nel dolce abruzzese si sta bene l'aurum ed è il liquore di Pescara l'aurum. Se non l'aurum va bene il quattro, va bene il amaretto, cose come con le mandorle. Nell'impasto, sì, ricorda nell'impasto. No, dentro l'impasto si fa il liquore, che riprende la mandorla, la radice, un fa di molto profumato, poi esce. Nel libro c'è anche un'altra ricetta abruzzese, che sono gli gnocchi senza patate. Anche questi legati a un aneddoto, perché Vedeschi, quando era in Nord Africa, dice che pescano un sacco di farina dal mare, no? Quindi già salato, aggiungono l'acqua e fanno gli gnocchi. Naturalmente lui dice che sono terribili, che lo mettono su eccetera eccetera, però ci fanno una salsa di pomodoro e li mangiano. Io invece ho trovato una ricetta abruzzese dove è garantito che tu non galla gli gnocchi, e anche lì senza patate vanno bene per i ciccioni. Bene, penso che ci stiano per togliere i microfoni o no? Nessuno si sarebbe mai fatto, cioè, mentre tu stai presentando questa cosa e mirando cose meravigliose che forse nessuno di noi conosce. Di là magari come gli è scontato, però qua questa c'è la novità, qui c'è la novità e c'è il radicamento con la storia e con l'identità, che è una cosa importantissima in questi tempi. Grazie. Niente, chi vuole il libro? Il libro si acquista qua direttamente. Grazie anche alla Cantina. Sì, grazie a tutti voi di avermi dato la possibilità di abbinare il vino Salvanello con l'etichetta dedicata agli alpini alla vostra presentazione, vi ringrazio e ringrazio tutti voi per l'attenzione. Quanto viene? 9 euro.